E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo duetto con Apple Zain. Oggi andremo a vedere tutte le mie personali applicazioni che utilizzo su iPad Pro 2020. Ma andiamo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZain, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZain.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia. Disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. Ed ovviamente ragazzi, aggiungetemi su Instagram, Mirko-Zain, dove ogni giorno do assistenza in direct per i vostri problemi di iPhone, iPad, Mac, ma anche sconti, offerte, anticipazioni sul nuovo iOS 14, iPhone 12 e molto altro. Ma bando alle ciance ragazzi, ed andiamo a parlare proprio, mi stava cadendo, di questo, di iPad Pro 2020 ragazzi, perché molti mi hanno chiesto: Mirko, quali sono le top app da avere su iPad? Ora, fondamentalmente non ho delle top app che io preferisco, semplicemente utilizzo ciò che mi serve. Quindi oggi vi mostrerò tutto quello che io utilizzo all'interno di questo iPad. Quindi il video non so se si chiamerà top app o what's on my iPad, quello che è. Però vi dico intanto che sono le mie personali applicazioni, quindi non aspettatevi app assurde, ma semplicemente quelle che utilizzo per lavoro. Quindi fatevi un'idea con questo nuovo video. Ma cambiamo postazione e andiamo subito a vedere queste app. Allora ragazzi, eccoci qui, sono sul mio iPad, un attimo che abbasso la luminosità così riuscite a vedere molto meglio. Eccoci qui, allora questa è la mia home screen. Intanto analizziamo singolarmente le varie applicazioni. Allora, intanto FaceTime, calendario e memo vocali sono applicazioni di default, quindi non c'è bisogno di spiegare assolutamente niente. Skype, stessa cosa, utilizzo Skype, foto, fotocamera, Apple Store e Pixelmator. Ragazzi, Pixelmator, per chi non lo conoscesse, è un fantastico programma di grafica, che in questo caso io ho usato male perché non ho installato i font, che permette di modificare in modo professionale foto, immagini e tanto altro. Io utilizzo questo programma su Mac e quindi lo utilizzo anche su iPad, perché mando i progetti dall'uno all'altro e quindi li posso modificare su entrambi i dispositivi. È una sorta di Photoshop economico, io lo uso, mi trovo molto bene da anni, quindi ve lo consiglio assolutamente. Parliamo poi di Clash Royale, ragazzi. Io gioco Clash Royale, lo so che è un'app inutile in questo caso, però se siete amanti di Clash Royale, unitevi al clan Game Zain, ragazzi, perché ogni giorno giochiamo, quindi se vi interessa ogni tanto potrete beccarmi anche lì. Poi Geekbench 4 è un'applicazione che ci permette di testare le capacità della CPU e della GPU, quindi del processore e del processore grafico. Ci dice anche quanta memoria RAM ha ed effettua i test. Io utilizzo questo perché mi serve per appunto i test che faccio con le beta eccetera eccetera, quindi è normale avere un'applicazione del genere. Non è di uso comune, però ve la posso comunque consigliare. Ovviamente YouTube e Instagram. E voi mi direte: Mirko, ma su Instagram non c'è l'applicazione? Ed effettivamente avete pienamente ragione, perché su Instagram non è presente. Infatti ho installato la versione quella per iPhone, che è scaricabile da App Store. Infatti ve la faccio vedere subito e vi faccio vedere come si vede effettivamente. Ed eccoci qui, questo è quello che vediamo, è una versione zoomata che possiamo zoomare in o out in base ai nostri gusti e alle nostre preferenze. Io lo preferisco assolutamente così. Poi abbiamo note, messaggi, ovviamente contatti, tutte app di default, e poi abbiamo speed test. Ragazzi, speed test ci permette di effettuare un test della nostra connessione, un test che ci permette di verificare la velocità della rete wifi, ovviamente in megabit per secondo, e ci dice anche il ping e altre informazioni. App Store, classico. Poi abbiamo Telegram. Ragazzi, vi invito ad unirvi ai due gruppi di Apple Zain, ovvero AppleZain.net, dove per chi non possiede l'applicazione iAppZain arrivano tutte le notifiche ogni giorno di tutte le news del momento e poi anche gli sconti del giorno, con tantissimi, dico tantissimi, sconti nuovi ogni giorno sul mondo Apple e non solo. Poi PayPal, anche qui non c'è la versione per iPad, se non erro c'è la versione ottimizzata per iPhone. Beh, PayPal sappiamo tutti cos'è. Amazon, stessa cosa. Google Translate, se non dovete
volessi capire qualcosa in qualche lingua, anche perché certe volte arrivano email in cinese, io non riesco a capire che cavolo dicono questi tizi. E poi Numbers App di default, Connect, che è un'applicazione che mi permette di visionare le recensioni all'interno di App Store per quanto riguarda iAppZeni. Quindi in questo caso, se non siete sviluppatori, non vi serve assolutamente a niente. Google AdSense, dove posso visualizzare i miei guadagni, ovviamente, sul sito, sull'app, su YouTube, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, ragazzi, iAppZeni, scaricatele, è disponibile anche per iPad, design veramente fantastico anche qui, molto facile leggere, molto veloce, applicazione veramente istantanea, non ha nessun rallentamento, nessun lag, quindi se vi piace e volete tenervi informati, scaricatela anche per iPad. Poi Twitter e Tweetbot, ragazzi, la differenza fra Twitter e Tweetbot sta proprio in questo, che Twitter è il classico client che a me onestamente fa vomitare, e io utilizzo infatti Tweetbot. Prima avevo due account, quello di AppleZeni e quello mio personale, invece adesso ho rimosso quello mio personale e ho spostato il mio account ufficiale di AppleZeni proprio su Tweetbot, e devo dire, ragazzi, che mi trovo veramente veramente bene in questo caso. Abbiamo poi il gestore delle pagine Facebook, che mi permette di gestire la mia pagina Facebook personale, ovvero quella di AppleZeni, che trovate, ripeto, su Facebook. È veramente molto utile, anche se devo dire che Facebook non si impegna abbastanza, è fatta veramente con i piedi questa applicazione, però vabbè, lasciamo stare. Vabbè, eBay e musica sappiamo già, ma passiamo alla barra in fondo, quindi il dock, ragazzi. Allora, abbiamo le impostazioni, abbiamo le mail, Safari, i promemoria, che io sto sfruttando tantissimo in questo periodo, li trovo veramente veramente molto utili, l'app file, Netflix, Twitch. Ragazzi, vi invito qui sotto in descrizione a seguirmi su Twitch ogni sera in live dalle 22:30, se vi interessa staccare un po' dal mondo Apple, trovate qui sotto in descrizione. Poi iMovie, e voi direte: perché iMovie? C'è LumaFusion, c'è quello, eccetera. Perché fondamentalmente, ragazzi, da iPad io non monto video ancora, perché non trovo un'applicazione che mi dia quello che cerco, ovvero quello che ho con Final Cut su Mac. Si vocifera che arriverà presto un'applicazione di Final Cut ufficiale per iPad, ma chissà quando. Poi andiamo alla prossima, abbiamo Stream Deck, che è praticamente un pannello che mi serve quando faccio le live su Twitch per gestire, diciamo, le varie scenografie. E poi YouTube Studio, che mi permette di visualizzare commenti, informazioni, visualizzazioni, mi piace, e altre statistiche per quanto riguarda il mio canale YouTube. E andiamo alla seconda pagina, finalmente. Io ho creato una cartella che si chiama Apple, ragazzi, dove ho raggruppato tutte le applicazioni secondarie di Apple che su iPad utilizzo un po' meno, quindi che non vanno nella schermata principale, ovvero Clips, che vi invito a scaricare, un'app fantastica che vi permette di modificare interamente ciò che è un vostro video, una vostra foto e tanto altro, creando delle scenografie molto molto belle, ragazzi. Infatti vi faccio vedere qualche esempio che ci fa vedere l'applicazione Clips, è veramente veramente fantastica. Possiamo personalizzare praticamente le foto con gadget adesivi e tanto tanto altro. L'app Metro, Photo Booth, GarageBand, Apple TV, orologio, borsa, casa, libri, iTunes Store, dov'è? Mappe, Pages, queste sono le app standard di Apple. Andiamo su giochi, ragazzi, e abbiamo anche la sezione giochi. Raramente mi capita di giocare con la mia ragazza o magari da solo, e questi sono i giochi che più o meno utilizzo solitamente. Anzi, devo aggiungere questo, che so che non è il periodo giusto, ma mi è sempre piaciuto come giochino, plug-in, però vabbè. Comunque, Pac-Man, Tetris, Fruit Ninja, Colorfy, che serve praticamente per colorare, questo lo usa Chiara, la mia ragazza, Fight List, Quiz Epici, Uno, Forza 4, Logo Quiz, Tris, Air Hockey, Draw It, ops, ho premuto Piano Tiles, Battaglia Navale, Nuovo Quiz Duello e appunto Plug-in. Ragazzi, se vi piace giocare, io trovo molto divertenti questi giochi, quindi fatelo anche voi. Shop o solo Ikea, perché avevo anche eBay, ma l'ho spostato sulla schermata principale perché faccio molti acquisti su eBay. E poi TV, abbiamo l'app Rai Play, Mediaset Play, Prime Video e Disney Plus, ovvero tutto ciò che non è Netflix o Twitch o YouTube, tutto quello che ho lasciato indietro. Poi abbiamo le applicazioni per l'edit, ovvero fotografico e di loghi, eccetera. Io uso Logo Maker e Sketchbook, che sono due applicazioni fantastiche, una per disegnare e una per creare loghi e altro. Devo dire, ragazzi, che mi sono sempre trovato bene con entrambe le applicazioni. Se solo mettessi a fuoco, ce la fai a mettere a fuoco? Ce la fai? Ce la fai. Comunque, poi IKEA Place, che mi permette di visionare i mobili di IKEA direttamente qui in casa con la funzione di realtà aumentata e sfruttando ovviamente la nuova fotocamera con sensore LiDAR di questo iPad Pro 2020, scala 40, anche questo che devo spostare su giochi. Non sapete le sfide che abbiamo fatto io e la mia ragazza a scala 40 in periodo di quarantena. E poi tutte le app per
per trovare case, perché come molti di voi sapranno sicuramente sto per cambiare casa, quindi sto cercando case, quindi ho scaricato un po' di app, casa.it, idealista, immobiliare.it, trovit case, eccetera eccetera. Non sono app che mi hanno pagato né vogliono essere sponsorizzate, semplicemente le ho scaricate su App Store scrivendo affitti ed è quanto ovviamente. Quindi ragazzi, queste erano le mie personali top applicazioni di iPad, anche perché non ne uso moltissime, ma ne uso poche e delineate per il lavoro, mentre quelle per lo svago ovviamente vengono usate in maniera molto molto più blanda. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se ci sono applicazioni che voi ritenete essenziali per il vostro iPad, magari fatele scoprire a me, così in un prossimo video magari le inserisco e se mi dovessero piacere le vedrete in un prossimo top app iPad. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZine.net e ciao! Scarica anche tu iAppZine, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZine ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZine.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZine.net.